Quest'anno non fare il poser, tutti venerdì alle 8.30 c'è Trash Zone. Il programma crudo per chi ama il tupa tupa, solo su Hell Yeah Radio. Mosh! Mosh!
Buonasera a tutti e bentornati a Trash Zone. Sono le 8.30, anzi 8.38 per essere precisi. Questa sera abbiamo iniziato un attimo più tardi per problemi tecnici vari. No, non è vero, siamo noi in ritardo e basta. Ah, è giusto, vabbè, era per dire una scusa qualunque, insomma. Che poi in realtà questo orologio è leggermente avanti, quindi sono le 8:30, minuto più, minuto meno, poco preciso importa. Proprio, è di 8 minuti avanti allora apposta. Esatto, esatto. Allora Mirko, vabbè. Tutto bene? Ma sì, solita vita di sempre, non è cambiato nulla. Mamma mia, che entusiasmo, che entusiasmo. Dai, dai, non ho voglia. Dai, dimmi qualcosa che a casa magari non sanno. Che a casa non sanno? Che santo è vestito di rosa. E ha i capelli fucsia. Allora, la pregherei di attenersi alla scaletta. Va bene, allora, in pratica dovete sentirci assolutamente su www.laradio.it. Nella parte in cui sopra nell'angolo c'è scritto click here to live coso. E se non lo conoscete, conoscetelo. E invitate anche i vostri amici. Vabbè, comunque sia, siamo a Trash Zone, programma di appunto la già citata LA Radio. Noi trattiamo heavy metal old school, in particolar modo il trash. Quindi poser e deboli di cuore non ne vogliamo. Esatto. Questa cosa che abbiamo detto settimana scorsa, che ora abbiamo deciso di non dire più perché è noiosa. Uffa, quanto sei antipatico. Comunque raga, quello che avete appena sentito era Future Phobia dei Violator. E perché mi ha messo i Violator, Mirko? Perché li abbiamo messi? Perché abbiamo la prima notizia da dire, è proprio su di loro, sui Violator. In pratica c'è scritto che i thrasher brasiliani Violator si apprestano a pubblicare il loro terzo studio album dal titolo Scenarios of Brutality. Sarà ancora una volta distribuito da Kill Against Record in data da destinarsi, quindi tipo 2017. Per la prima volta il quartetto di Brasilia non ha registrato in terra natia. Terra natia, Mirko. Ma perché scrivi termini che non esistono? Te li inventi queste cose? Non è vero, terra natia, cioè cosa ci vuoi? Ho detto che te li inventi. Comunque, ma sono volati fino in Germania per incidere sotto la sapiente guida di Andy Klassen. Mamma mia, quanto sei giornalista, Fia. Sembri veramente... Di Andy Klassen. Sembri tipo Clementine Moon. Ho permesso di leggere le ultime due righe o vuoi leggere tu? Vai. Il risultato è un disco esplosivo che mescola lo stile Violator con il sound del thrash teutonico, così dichiara il gruppo. Minchia, se lo dicono loro, effettivamente i Violator coi sarà suoni, vero. I Violator coi suoni teteschi spacca. Teteschien. Comunque, vabbè. Stavo dicendo che sembri Clemente Mimune del TG5 quando parli. Non sei contento, Santo, sono qui, lo voglio imitare apposta, faccio cosplay. Tra l'altro... Salutiamo Clemente Mimun, che sicuramente ci ascolta a casa. Assolutamente. E stai fermo con quel cazzo di microfono, sennò... Ciao zio Clemente. Oh, me l'hanno rotto il microfono stasera, che cavolo. Non è vero, funziona benissimo. Ostia, ti ho detto che è rotto, santo, il microfono. Non lo vedi che è rotto? Smettila. Comunque, visto che ne abbiamo accennato ai saluti, io volevo salutare quelli che ci hanno sentito una settimana fa, chiaramente, ma anche due persone in particolare questa settimana. La prima, la mia amica Laura, che fa gli anni, fa tipo 40 qualcosa anni, è una vecchia decrepita schifosa. Auguri Laura. E poi volevo salutare un mio collega che si chiama Andrea Pantaleo, che è un omaccione di 2 metri per 600 kg, che è tenero però. Vabbè, se tenero tenero, allora lo salutiamo. Ho detto, io ti seguo sempre, salutami in radio. E va bene, dai, allora ti saluto, va, visto che... Ciao, adesso basta, non rompermi più maroni per un mese. A posto, via. A posto. Comunque, raga, oggi puntata veramente ricca, vero Mirko? No. Quanto sei pirla. Anzi, non esiste una puntata più noiosa di quella di stasera, perché non diciamo nulla, però abbiamo degli ospiti. Però non diciamo nulla. Infatti abbiamo degli ospiti, loro sono i Blinded, vabbè, diciamolo, Blinded. Io non lo dico, lo dici tu. Vabbè, lo dico io, sono i Blinded da Milano, ne abbiamo parlato una settimana fa. Sono in studio di registrazione in questi giorni, tranne stasera, se non erano qua. E quindi ci andiamo a sentire un loro pezzo, dei Blinded. Vai, quindi, sentiamo. Quindi ragazzi, sulle corna. We'll be right back.
bentornati a Trash Zone, cari amici. Abbiamo appena sentito un brano dei Blind Death, che sono qui con noi ospiti stasera. Sono le 8:48, quindi visto Mirko... E 37 fine. Secondi. Esatto, esatto. Questo perché siamo in diretta, quindi dobbiamo ricordarlo. Come dicevamo poc'anzi, con noi questa sera i Blind Death da Milano, con noi ospiti. Quindi ciao ragazzi. Bella. Mi sa che a casa non è che... Bella. Oh, ok, che intrigue. Sì, si sente solo che si sente un po' poco, ecco. Si sente poco? Fantastico. Comunque, quel microfono, raga, è estraibile come un coltello e si può... Usiamo come quando ve lo fate passare tra di voi. Esatto. Ok, ci siamo. Ok, va bene. Oh, raga, allora, presentatevi. Well, io sono Danilo. Io sono Gioele. E io sono Teo, siamo i Blind Death. Con due assenti però, che salutiamo da casa. Dai, almeno la maggior parte dei componenti sono qui. Infatti, con noi, dai, meno male. 3 su 5, e gli assenti di grazia sarebbero? Sarebbero Alessandro Preti, che è il chitarrista solista, e Daniel Calliti, che è il nostro bassista. Io mi stavo chiedendo, ma chi è quello che fai a soli così male e quello che sono al basso così scrauso? Sono quelli che non sono venuti. Meno male che non ci sono. Figa, guarda, se venivano proprio facevano una bella figura di merda. Sì, in effetti. No, dai, no, come prima canzone che ho sentito loro mi è piaciuta. Grazie. Effettivamente ci stanno i Blind Death. E tra l'altro abbiamo appena sentito, cari ragazzi, sì, Fury of the Damned. Ok, molto che bella. Uscirà tra poco su EP. Però sì, prima di parlare del vostro EP volevo farvi un'altra domanda conoscitiva. Come e quando sono nati i Blind Death? Quindi voglio la vostra biografia in diretta. Wow. Vai. Allora, siamo nati a settembre, è venuta l'idea a me e ad Ale di formare una band. Di quale anno? Del 2011. Quindi un anno. Un annetto, dai. Sì, più o meno. Cioè, con questa formazione qua stiamo suonando da gennaio. Abbiamo avuto un cambio di line up perché Gioele era andato via per un breve periodo. E quindi poi è tornato. Abbiamo cambiato cantante perché il primo non ci ha convinto molto. E di cui non ci fa nemmeno piacere parlarne, sinceramente, vero Gio? Il no comment di Gioele è veramente fantastico. Esattamente. Vabbè, il tutto comunque si è svolto che io e Ale ci siamo messi in testa di ripercorrere le sonorità trash di Slayer, Overkill, Anthrax, quella gente lì. E alla fine abbiamo cercato i membri, abbiamo trovato Gioele in un posto sperduto a Milano, praticamente. Notare, abbiamo cercato i membri. Sì, è vero, è vero. Soprattutto Ale li cercava, perché è lui che è il fondatore. Ho capito. Quindi alla fine, vabbè ragazzi, neanche già un anno, siete già alla seconda release, se non... Niente male, esatto. Sì, prima ufficiale, nel senso la prima è stata un demo tape che abbiamo registrato agli Artisti Nascosti Studios di Milano. Ah, sai che quegli studi hanno registrato i Nausea Forces e i Parasite. Sì, che... No, allora non parliamo dei Nausea Forces perché mi fanno un po' cagare. Quindi magari evitiamoli. Adesso invece ti dico una curiosità. Andrea Lobby, il cantante dei Parasite, è un nostro amico e gli abbiamo consigliato noi sinceramente di andare lì perché ha sentito la demo e ha deciso poi di andare a registrare gli artisti. Sì, tra l'altro Andrea Lobbia è un uomo della sessualità alquanto dubbia, vorrei ricordare. Va bene. E se ti stai ascoltando solo perché porta i leggings quando canta. E il chiodo rosso. Ciumbia. Il chiodo rosso, wow. Ciao Andrea. Dai, salutiamo Andrea Lobbia e Mirko, volevi fare la prossima domanda? Sì, io vorrei chiedere che, settimana scorsa abbiamo appunto accennato il vostro prossimo lavoro in studio e volevo chiedervi se volete dirci di più di questo lavoro. Siamo entrati in studio lunedì scorso, giusto? Sì. Abbiamo incominciato a registrare le batterie e abbiamo deciso di apportare il sound della band più su una roba cattiva, cioè il sound che abbiamo avuto nella demo non ci aveva convinti molto. Quindi abbiamo deciso di abbassare ancora di mezzo tono le chitarre, nonostante suonassimo già mezzo tono sotto al mi. E quello che è venuto fuori, vi posso dire, per adesso è venuto fuori un sound molto più cattivo. Ci sono state molte più parti curate, groove, e molta più attenzione nella pulizia dei suoni. Se si potesse paragonare a un qualche gruppo già esistente come sound? Allora, non come composizione, però come sound è molto vicino a Worship Music degli Anthrax, oppure come Five Serpent Thief degli Vile, l'ultima release che hanno fatto. Minchia, gli Vile è veramente... Tritolo, gli Vile. Pensa che li ho anche visti live insieme ai Dottor Living Dead, è stato un concerto allucinante. Anche i Dottore Morti Viventi sono piuttosto carini. Eh beh, parecchio. Sono un crossover, vengono dalla Svezia se non sbaglio. Sì, loro Swedish style. Mi immagino sempre agli svedesi che sono
tipo, come quello lì di YouTube che cucina nelle maniere più assurde possibili. Quello di YouTube che cucina, solo te guardi video di cucina su YouTube, santa. Svedesi. Ma sì, dai, voi cercate tipo, non so, Swedish Extreme Cooking. Tranquillo, anche se non lo cercate non ci offendiamo. Guarda, di Swedish cerca una cosa, una persona che è qua di fianco a me, che è Teo, e solo quella cerca di Swedish. Non dico cosa perché... È svedese? No, però cerca Swedish. No, vabbè, lasciamo stare, non entriamo in merito. E direi perdere. Allora, prossimo pezzo. Ma sì, mettiamo il prossimo pezzo, lo annuncio io. Vai, vai. Scusate. Sono Lost World Order, pronunciato bene. Esatto. La canzone è Agents of Betrayal. 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 Left for that, that's worthwhile to die. Corrupt politics,
eccoci ragazzi, abbiamo appena sentito Agents of Betrayal dei Lost World Order. Secondo me sono i creator pro piccoli, ma sì, esatto, versione small. Sono tedeschi, thrash metal assassino, parti melodiche alla creator, figa, spaccano veramente, veramente i culi questi. Complimenti. Bravo. Esatto, prima di lasciarti il microfono però, caro il mio Mircolino pane e vino, volevo... Dovevano battezzarmi così, guarda. Sì, sì, esatto. Volevo dire una cosa che è successa in settimana. Cioè, è vero, io con il mio ufficio da scouting ho trovato questa pagina su Facebook molto seguita che si chiama Metal Zone, semplicemente. È una pagina curata da un ragazzo italiano che ha creato questo gruppo per mettere in contatto tutte le realtà underground italiane. Quindi è veramente un bacino dove attingere nella nostra scena e conoscere tantissime band, un sacco di musica. E dalla prossima puntata collaboreremo ufficialmente con loro. Quindi bello. Ci allora sarà mi proprio... iscrivo. Esatto, ci sarà. E fatelo anche a casa, cercate Metal Zone e iscrivetevi. Esatto, a Nastro. È veramente una bella pagina e sicuramente, almeno spero, nascerà qualcosa di positivo da questa unione metallica. E a proposito di metallica, allora, nuova notizia nella sezione notizie strane dal mondo. Abbiamo questa fantastica notizia. Aspetta un attimo, sezione che è nata in questo momento, adesso è nata. adesso. E ogni puntata metteremo una minchiata come notizia. Vabbè, se vi ricordate il fantastico oggetto, diciamo il Monopoly dei Metallica, Metallica hanno deciso di fare un nuovo oggetto di merchandise. Sono le cravatte dei Metallica per ben $52. Direi che me ne compro almeno 6. Minchia, per pulirmi non dire cosa. Per poi magari ci vado anche al lavoro, tutto elegante con la cravatta dei Metallica. E beh, poi semplicemente hanno aggiunto i personaggi giocabili dei Metallica nel gioco di Tony Hawk's Pro Skater HD. Ma perché? Perché così, per far brutto. E invece perché io, non c'è un motivo. Io mi accodo a questa gara di merchandising ridicolo, perché gli Slayer, gli autori di brani come Angel of Death e God Hates Us All, hanno deciso di lanciare una nuova linea di maglioni natalizi, cioè, che va ad aggiungersi alla loro linea di vini da tavola. Ora quindi, sono curioso, però. Quindi direi Happy Anti-Christmas. Assolutamente. Dai, ma curioso. Come si fa? Cioè, io immagino gli Slayer, tipo Kerry King, col maglioncino e il vino. Con la renna, col nasino che si illumina col pulsantino, no? Deve essere proprio fantastico. È veramente imbarazzante. Allora, visto che è qua con noi un gruppo altrettanto imbarazzante, ovvero i Blind Death, io volevo sapere un po' se volevano aggiungere qualcosa a quello che abbiamo appena detto, alle cose divertenti. Ma sì, se avete qualche altra notizia magari bizzarra. No, nessuno vuole commentare, c'è cioè proprio un pietosismo. Non abbiamo notizie bizzarre. Voi non avete del merchandising così ridicolo, oppure cosa ne pensate su questi veramente... Pensavamo di fare per Natale i cappellini di Babbo Natale con scritto Blind. Ecco, io questo me lo compro. I cappellini di Babbo Natale ci stava. Con le letterine illuminate. Quindi suppongo che anche a voi piacciono queste trovate qua commerciali. No. No. Meno male. Non piacciono. No, però il maglione degli Slayer lo comprerei a mia nonna, che è sempre lì a casa. Quello secondo me fa brutta parte gli scherzi. Effettivamente anch'io la penso come il batteraio dei Blind Death. Grande. Queste cose qua ne sono per CD, maglietta, toppina, basta. Giusto. Esatto, a me il maglione natalizio non è che mi ispira tanto. Spiamo dai vari canoni dei thrasher che ci sono adesso. CD, toppa e maglietta. Pigliatevi il maglione natalizio. Giusto, scusa. Col nasino che ci illumina, però. Comunque, Mirko, andiamo avanti con le domande. Che ne dici? Sì, allora, la domanda, se posso farla io, semplicemente vorrei chiedervi come componete i vostri brani. Se c'è una sorta di mastermind o è un lavoro corale, insomma. Più che mastermind lo chiamerei brainstorming. Cioè, nel senso, noi entriamo in saletta e chi che sia, Gioele, che è chitarrista, piuttosto che anche Teo a volte, che è il cantante, se ne viene fuori con qualche riff perché suonicchia la chitarra. E noi proviamo a lavorarci sopra improvvisando un po' come facevano anche Deep Purple, non so se avete presente. Sì, proprio uguale a voi sicuramente. Sì, 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 identici. Anche noi scriviamo canzoni in hotel mentre guardiamo il fumo sull'acqua. No, vabbè, comunque, a parte gli scherzi, diciamo che facciamo un brainstorming in studio, in sala prove, che quel che sia, e poi cerchiamo di improvvisare e quello che viene fuori cerchiamo di tenerlo buono. Poi magari io darei anche il microfono a Gio per farvelo spiegare, visto che a volte vengono le idee da lui. Brevemente, perché tra poco dobbiamo passare alla musica. Ma chi se ne frega della musica, stiamo intervistando un gruppone. Dai, su. Cosa devo dire?
come componenti i vostri brani? Questa è la domanda. Entriamo in sala e suoniamo. Ah, beh, grazie. Bello, quello, fantastico. E quello che esce lo teniamo buono. L'ho detto lui prima. Ah, io pensavo che pigliavate i pezzi di scarto. Vabbè, adesso pezzo di Blind Death e sulle corna, come sempre. E anche cornini. Eccoci a Trash Zone. Quindi abbiamo appena ascoltato i Blind Death con che canzone era questa? Questa era Dawn of Disease.
Bella. Oh, bella, 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 veramente, veramente, veramente bella. Devo dire che il vostro cantante ha una voce meritevole. Solo lui, però, gli altri fanno cagare, no? Solamente sì. Il cantante, però, è fantastico. Ringrazio intanto, chiaramente. A parte che io da questo momento, cioè, proprio spegnere i microfoni e lasciare andare i Sodom per tutta la sera, però fa niente. Sodom, mia santo bu, sempre i Sodom. Comunque, direi, proseguiamo con la nostra intervista ai cari amici Blind Death che sono qua con noi. Ok, la faccio io la prossima domanda. Ma guarda, nessuno te lo vieta. Ok, allora, semplicemente vogliamo chiedervi quali sono gli artisti che vi hanno ispirato maggiormente rispetto ad altri. Ok, allora, io penso che le nostre canzoni derivino da varie band messe insieme, perché ogni ragazzo singolarmente ha una band a cui si ispira. Io, a me personalmente, quando canto piace paragonarmi ai Pantera di Phil Anselmo, oppure ai Suicidal Tendencies di Mike Moore, ad esempio, che sono due grandissime band. Generi differenti, perché una è groove, l'altra è più sul trash underground, ma comunque hanno una grandissima presenza scenica. Però mischiarli insieme ti viene bene, dai. Sì, almeno ci tento. Mentre gli altri membri del gruppo cosa si ispirano? Sentiamo. Principalmente. Allora, io principalmente mi ispiro a Pantera e Metallica. Il Metallica dei primi anni, ovviamente. E sì, sì. Pantera mi piace un sacco il groove che c'ha Vinnie Paul. È veramente un artista coi controcazzi. Non so se si può dire in radio. Indubbiamente. Però ormai è tardi. Siamo in radio, non in televisione. Possiamo dire quello che ci ecco pare. Ecco perché sei fuori tempo. Perché ti ispira Lars Ulrich. Anche, vedi? Adesso invece passerei il microfono a Gio, che vi dice a chi si ispira lui. Il chitarraio, ricordiamo, Gio. Chitarraio. Io amo alla follia gli Exodus. Comunque il trash teutonico. Direi, fia, Gary Holt e Creator su tutti, allora. Esattamente. Bravissimo, cioè siamo proprio sulla stessa lunghezza d'onda. Dicevano anche Municipal fuori onda. Vabbè, anche fuori onda, sì, anche in realtà è di fianco, ci buttiamo dentro. Sì, sì, è ufficialmente fuori, fuori onda. Volevo farvi invece una domanda io, visto che abbiamo parlato sempre di studio, composizioni, passando a tutt'altro argomento, quando è che sono andate ancora dal vivo? Magari vicino alle nostre zone, grazie. Mi sa che è dura qua. Naggia. Il concerto più vicino che abbiamo fatto a voi è stato a Brescia, al Blue Rose. Beh, vicinissimo, vero? Beh, insomma, provincia di Milano comunque. Vabbè, noi siamo a Melzo. Le date future invece? Date future abbiamo l'ultima data del 2012, che è l'8 dicembre al TNT insieme alle Slot Machine. Dove? Al TNT di Milano, è in zona Forlanini più o meno. Sì, ci sono stato. E ci sono anche i Cosmos, nostri amici che probabilmente ci stanno ascoltando, che li saluto. Li ho visti anche loro dal vivo, i Cosmos, quando hanno aperto i Warbringer. Sono tanta roba. Loro, i Rofoil c'erano, e c'erano anche gli Endovain. Già, c'erano anche, in realtà fortissima nell'underground. Esatto, ai Warbringer c'era veramente un sacco di gruppi che poi vedi in settimana suonare. Sì. E poi abbiamo una data il 26 di gennaio a Bergamo con gli ICS. Suoniamo al 27 Pub, se volete venire ad ascoltarci, popolo bergamasco. Vi facciamo pubblicità, via. Esatto, tra l'altro hai appena nominato un gruppo che qua praticamente è di casa, gli ICS. Fantastico, sono dei grandi. Come si suol dire, culo e camicia con Elia Radio, gli ICS. Più che altro, sai cosa? Quando li ho incontrati la prima volta, il primo novembre, mi hanno stupito, nel senso che venivano da lontano, sono venuti da soli in macchina portandosi il mondo per suonare. E sono stati umilissimi, gente proprio alla mano, che non so come spiegarvelo, si è aperta subito anche se non ci conoscevano. Cioè, vabbè, non è il tipico gruppo che se ne sta in un angolo perché viene da lontano, non conosce i gruppi che suonano insieme a loro nella serata. Quindi, ragazzi, in sostanza, andate a cagare gli ICS e lasciate da parte i Blind Death, che non li vuole più nessuno. Sì, ormai in effetti. Invitiamo in studio anche basta loro. Basta parlare degli altri, qua ci sono gli ICS. E adesso ci andiamo a sentire invece l'Iena, che ve ne parlo dopo chi sono. Oh, yeah. Va bene. Oh, yeah. Le giornate non si saranno oscurate,
lasciando spazio ai nuovi targati della coscia. Che fine faremo? Salveremo la nostra forza, e durerà la nostra volontà di desiderare. È solo buio, oblio, un cratere lento e progressivo, un addio all'instabile e fragile sopravvivenza del nostro mondo. È solo buio, oblio, un cadere lento e progressivo. Che fine faremo? La luna è alta sulla luna città, qualcuno passa e non sa dove va. Una voce di urla dentro, è la rabbia, non è assetto, e la forza non priorata. Il cammino sulla cattiva strada, la pandemia, la mia libertà, e la luna splende su questa foglia di città. Non ricordo quando presi questa via, rimanevi trappolati in questa lucida follia. Mi aggiro con la rabbia eterna, non urlo fuori e la mia rabbia interna. Se mi incontri non guardarmi lo vedrai, gli occhi di una bestia, occhi che non hai visto mai. 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 Bentornati, abbiamo appena sentito Occhi che non hai visto mai degli Iena, brano ispirato a Dylan Dog. Giusto per qualche informazione in più, gli Iena sono un gruppo italiano HC di Piacenza, vabbè, che in italiano si capiva visto che parlavano nella nostra lingua. In effetti. A me piacciono veramente, veramente tanto. Intanto volevo salutare Zanna, che è il cantante degli Iena, che ci sta ascoltando, quindi ciao Zanna. Zanna. Esatto. Dicevamo, siamo sempre qui con i Blind Deaf. Volevo salutare anche qualcuno a casa, che vedo che ci scrivono su Facebook, come Fausto. Ci scrivono veramente, fa vedere. Eh sì, guarda un po', qua c'è Fausto. Ciao Fausto. Ciao Faustino. Ciao Fausto. Poi c'è Francesco Raffaello.
Francesco Ruvolo. Gli urlano bella fra. Esatto, urlano bella fra, come si era capito. C'è la ragazza di santo. Non esiste la ragazza di santo. Io sono un vero trash rude e cattivo e non ho un lato tenero. Come te del resto, vero Mirko? Uguale, identico proprio. Esatto. Ah già. Chi mi sta ascoltando, quindi la saluto. Ciao ragazza mia che mi ascolta. Vabbè dai, basta, sennò qua sembra veramente... Dai via, passiamo direttamente. Sembra tipo... Scegli domanda o notizia? Domanda. Io voglio una domanda dai cari blind. Va bene, allora la domanda la faccio io. No. Invece sì, tu leggi la notizia, va bene? Vabbè. Niente, vi chiediamo se c'è un palco in particolare, anche questo, che in cui vorreste esibirvi. Bah, il sogno nel cassetto sarebbe sicuramente il Wacken. Anche il palco piccolo del Wacken non è... Anche il piccolo, sarebbe va bene, una cosa dai. Veramente così brutta. Sì, insomma, un sogno piccolo, pure per dire, non so, una cosa piccola. Sennò, aprire gli Slayer, per dire. Pensando di più con i piedi per terra, si potrebbe parlare dell'Alcatraz. Quello sarebbe veramente una grande soddisfazione. All'Alcatraz ci hanno suonato un gruppo di nostri amici che sono i Latente, che salutiamo, anche se non ci ascoltano li salutiamo. È vero. Va bene, dai, comunque invece tu volevi rispondere? Io? Sì, niente, volevo dire anche io, vabbè, il nostro sogno è il Wacken, però un qualsiasi, per quanto mi riguarda, personalmente un qualsiasi festival tedesco a me va bene, il Bang Your Head, qualsiasi cosa. Ma io pensavo ti dicevi, guarda, a me va bene anche una sala prove con 10 amici dentro. Ma sì, l'importante, guarda, è stare, uno deve suonare, fare musica live perché c'ha passione, non perché gli arrivano soldi o quant'altro. Quindi mi andrebbe anche bene una sala prove con 10 amici. Bravo. Mi farebbe strapiacere. Bella risposta. Ottimo spirito. Io invece volevo chiedervi, a proposito di date dal vivo, so che avete fatto Da Spalla ai Necrodet, un gruppo che io stimo tantissimo, avete qualche ricordo di quell'esperienza? Volete parlarci un po'? Guarda, io penso che personalmente sia stata una delle date più belle che abbiamo fatto, non tanto perché abbiamo aperto i Necrodet, perché molti ci dicono avete aperto i Necrodet, di qui di lì, più che altro per lo spirito che c'era quella sera tra di noi band. Cioè sapevamo che era una serata importante e che ci giocavamo, diciamo, la visione, perché c'era un bel po' di gente a vederli. E niente, poi quando è iniziato il concerto ci siamo tolti le tensioni, gente che saliva sul palco si buttava, bugava, un casino sulle nostre canzoni anche, gente che poi quando sono uscito ci ha chiesto il demo, quant'altro, a noi ci ha fatto strapiacere. Poi fare da spalla a un gruppo come i Necrodet, che vabbè io li ascoltavo quando ero alle medie per capirci, cioè tanta roba. Sì, cioè vuol dire tipo l'anno scorso, no? Perché tu in realtà sei giovanissimo, vero? Sì, diciamo che faccio 19 anni fra due settimane, penso. Chiaramente prima scherzavo, però... Mi sento vecchio in esatto, questo quindi caso. Sei del 93. Esattamente. A me fa molto piacere vedere gente così giovane... Grazie. ...che si impegna così tanto in questo genere che ormai sta un po' morendo. Sì, e pensa che il nostro bassista ha 15 anni, del 96. Mamma mia. Giovane. Non come altri giovani che vanno in giro con giubbotti che sembrano quelli da sacchi della spazzatura. O... Bellissimi. Non insultarli, sono bellissimi. Guarda, non diciamo niente che già madre natura ha pensato, ecco, a loro. Esatto. Bravo, via, lasciamo bravissimo. Stare le mail. Invece c'è, tornando alla nostra nuovissima sezione notizie divertenti dal mondo, c'era una notizia carina che volevo leggere, cioè carina, dipende dai punti di vista, riguarda un po' i Megadeth. Sentite un po' che dice l'ormai sempre più folle Dave Mustaine sul governo americano: quando tornate a casa cercate sul dizionario cosa vuol dire secessione. Scusate se ti interrompo, ma devi leggerla come la leggerebbe il Papa. Vai. Oh, ok. Al momento ci sono 47 stati negli USA che vogliono la secessione. Secessione vuol dire non avere più nulla a che fare con questa, vabbè, puntini puntini. Vabbè, che tu sia democratico o repubblicano o libertario eccetera eccetera non importa. Quello che conta è che siamo americani e che siamo trattati nel modo giusto. Questo non succederebbe se io fossi il presidente. Io lo voterei. Guarda, subito. Presidente Mustaine. Il bello è che Mustaine, pochi giorni prima, aveva dichiarato, dopo la vittoria di Obama alle elezioni, di augurarsi che la profezia dei Maya fosse vera. Bellissima sta cosa. Salvo poi scusarsi per quello che ha detto. Veramente, Mustaine torna al buco. E noi torniamo invece alla musica Ultraviolence, dal loro nuovo album per Punishment 18. Fare
Eccoci a Trash Zone. Questo abbiamo appena ascoltato era Wild Crash degli Ultraviolence. Esatto. Gruppo tra l'altro italiano, se non sbaglio, dalle parti di Torino, giù di lì. Giù di lì, insomma. Vabbè, noi brevemente volevamo porvi l'ultima domanda, porvi ai nostri amici dei Blender. Porvi, ma che termine è porvi? Porvi, minchia, te usi il termine come nativo e poi ti romper le palle a me, vabbè. Io nativo lo uso, ma tu porvi no. Vabbè, virgola, vado avanti. Comunque dai, ultima domanda. Qual è la vostra opinione della scena italiana, in particolare riferita a tre cose: affluenza di pubblico, qualità delle band e organizzazione? Pubblico c'è e spacca di brutto. Cioè vuol dire che le persone quando vengono ai concerti, se vengono si ammazzano. Cioè se sono in cinque gatti, sono cinque gatti che si uccidono. Vero. E si preferiscono i cinque gatti che si ammazzano piuttosto che 30 persone che stanno ferme, 30, insomma. Anche 200 persone che stanno ferme. L'organizzazione lasciamo perdere, perché davvero noi ne sappiamo qualcosa di organizzazioni fatte al culo. E niente, le band che ci sono un sacco di realtà fantastiche che però vengono un sacco sottovalutate e lasciate in secondo piano e non va per nulla bene. Passo la parola al mio batterai. Grazie amore. Vabbè, volevo dire due parole sull'organizzazione. Sono d'accordo con Gio su quello che ha detto, su tutto il resto, però sull'organizzazione, ragazzi, veramente state attenti a chi vi affidate. Abbiamo preso dei calci nel posteriore che non avete idea. Gente che ci faceva vendere le prevendite prima di suonare alle nostre date. Cioè, noi ci dovevamo fare il culo ad andare a vendere in giro prevendite a 10 euro a gente magari che non conosciamo, per dire: oh, venite a sentirci, mm-hmm. No? E se non portavamo determinate prevendite, il locale non ci faceva suonare. Questo non è fare musica è passione, non è business. Cioè, mi va bene anche il business, perché ci vorrei vivere però su questa musica. Passione. Però se tu non dai l'incipit alla band underground di cominciare, è ovvio che non ti venderà mai le prevendite, mai, perché non ti fai conoscere, non puoi. Cioè, anche solo salire sul palco, poterlo calcare, poter suonarci sopra la tua musica è un privilegio, e in quanto tale tu organizzatore lo devi rispettare. Cioè, non... veramente è un discorso sul quale si potrebbe parlare per un'altra ora e mezza, sì, secondo me. In effetti è una parentesi che una parentesi un po' lunga da mettere come ultima domanda. Effettivamente sì, potevo metterla prima, invece no, dovevo metterla adesso. Vabbè, ti perdoniamo, dai. Va solo bene. Perché sei te, esatto, solo okay. Perché sei tu.
Comunque ragazzi, bella risposta, veramente. Grazie. Anch'io super giù la penso come voi, specialmente sul punto di vista dell'organizzazione. Poi vabbè, c'è un sacco di altra roba da aggiungere che adesso per problemi di tempo non possiamo. Se verrete ospiti un'altra volta, possiamo concludere l'intervista. Esatto. Anche perché purtroppo un'ora solo 60 minuti. Quindi io, prima di salutarvi, chiaramente vabbè, salutiamo tutti coloro che a sto giro ci hanno ascoltato, ma soprattutto i Blinded che sono qua. Ciao, grazie. Grazie a voi. E volevo ricordare che noi ci sentiamo lunedì alle 23.30 in replica, sempre su www.eliaradio.it. Esatto, e in diretta venerdì prossimo alle 8.30, sempre su Puntuali, cascasse il globo. Ecco. Esatto. Se invece siete musicisti che sono nati in un gruppo con i Blinded o simili e volete contattarci, mandarvi i vostri pezzi, eccetera, la nostra mail è trashzone@eliaradio.it. Scriveteci, che sicuramente vi daremo retta. I Blinded hanno fatto esattamente così. Vabbè, comunque, salutando, lasciamo le ultime parole ai Blinded. Benissimo, volevo dire due parole brevissime in questi secondi che mancano. Dopo la trasmissione presenteremo il nostro EP, nel senso manderemo un pezzo estratto del primo che è uscito dalle session. E questo che c'è in sottofondo adesso è Keep Pushing, che è estratto dal nostro demo. Volevo dire che l'EP si chiamerà Headshot, a breve metteremo la cover sulla nostra pagina ufficiale e rimanete sintonizzati per le prossime date e continuate a supportare l'underground. Grazie da Trashzone che ci ha dato questo spazio e ci risentiamo. Grazie a voi di essere venuti fino a qui. Ciao a tutti. Ciao. Jumping in, I'll go flow.